Parliamo del neocostituendo GAL, l'altro GAL in provincia di Teramo, con Pasquale Cantoro. L'importanza della costituzione di questo nuovo GAL in provincia di Teramo? È importante innanzitutto perché segue le indicazioni della regione, che consente in provincia di Teramo, per numero di abitanti e per territorio, di costituire un GAL e di usufruire di fondi leader e quindi di fare progetti che partono dal basso e che servono a risolvere problemi annosi, problemi anche nuovi che escono fuori in maniera partecipata. Il leader non è un fondo che, come dire, come tutti gli altri contributi pubblici, che al pari degli altri c'è la burocrazia, perché anche qui ce n'è tanta, perché non è che possono essere spesi come uno vuole, ma dà una possibilità di plasmare i progetti come uno più ritiene opportuno realizzarli, in tutte le forme e in tutti i modi. L'importante è poterli mettere, inserire all'interno del piano che si presenta, e per questo è molto importante tutta l'attività di animazione che stiamo facendo. È importante anche che i sindaci, che il territorio sia unito in tal senso. Questo non ci è sembrato molto in queste settimane. Che step ci sono comunque per questa costituzione? Allora, piccola riflessione. Il bando ha dovuto individuare un criterio per poter aderire ad un partenariato oppure ad un altro, dando al sindaco la facoltà di scegliere. E qui mi permetto di dire che i sindaci magari sono degli ottimi, dei grandi amministratori, però delle politiche agricole, delle problematiche del territorio molto spesso non hanno grossa esperienza. Per cui queste problematiche che lei rileva giustamente e che ci sono attengono più a comportamenti politici, a diciamo, orientamenti politici e personali, che a problemi che riguardano il mondo rurale e le imprese agricole. Intanto questo GAL, mi sembra di capire, ha già un nome, un territorio possibile di riferimento? Diciamo che fin quando non andiamo e ci auguriamo di andare dal notaio per costituirlo, il nome può essere modificato. Abbiamo individuato, ci è sembrato più diciamo, opportuno, o il nome che ci è piaciuto di più, Terre Verdi, che è generale, quindi teramane, perché il nostro è un territorio verde molto produttivo e produttivo di qualità, quindi il verde, le terre verdi sono sinonimo di ricchezza e di prosperità.